Le valli negli ultimi 50 anni, questo è il titolo pensato per l'opuscolo, per la rivista della Veidana, rivista di cultura e storia delle valli valdesi, che esce con l'opuscolo del 17 febbraio in vista appunto del 17 febbraio, e in questo caso insomma vogliamo parlarne con chi questa rivista l'ha costruita, l'ha pensata e ha lavorato con una redazione più allargata, e quindi numero di febbraio appunto 2024, curato dalla caporedattrice Nicole Long, che è con noi in collegamento video. Ciao Nicole, bentornata. Ciao Daniela, grazie dell'invito a presentare la rivista, che fa sempre molto piacere. Grazie a te per la disponibilità. Allora, parlate di comunità, di come sono cambiate le valli in questi ultimi 50 anni. Perché questa scelta, da cosa è partita la riflessione insomma? Beh, l'idea era, siccome quest'anno ricorrono gli 850 anni dalla nascita del movimento valdese, ci sono tante iniziative, però si tende a guardare spesso a un passato remoto, no? Sono 850 anni, ma si tende a guardare magari addirittura al Medioevo o comunque ecco, a un passato molto remoto. Allora ci siamo detti che forse anche un po' per fare da contraltare, volevamo invece concentrarci sugli ultimi 50 anni. Perché ormai anche quelli sono storia, anche su quelli ormai si può riflettere e ci si può porre le domande: come è cambiata, come sono cambiate le valli, come è cambiato il modo di essere valdese, il modo di guardare alla storia valdese, di gestire il nostro patrimonio culturale. Queste sono alcune delle domande a cui cerchiamo di rispondere nella rivista di questo numero. Beh, allora guarda, io te ne faccio subito una. Come sono cambiate le valli, com'è cambiata questa relazione? Insomma, cosa è emerso? In particolare, ovviamente, poi i dettagli si troveranno nella rivista, però qualche spunto di riflessione che ci puoi dare, Nicole? Allora, è molto difficile rispondere, e effettivamente la rivista offre alcune risposte, poi ci vorrebbe molto più studio. Una cosa che emerge, mi sembra, è che le valli sono sicuramente più multiculturali. Cioè, spesso si pensa che in qualche modo siano sempre, diciamo, come un museo, no? Soltanto il ricordo di un passato glorioso, insomma, quindi essere meno di quello che si era una volta. Però dà invece da delle fotografie che guardano l'aspetto veramente del vissuto, i dati sulla presenza, sulle popolazioni, si vede che per esempio le valli sono anche luogo di immigrazione e quindi ci sono anche persone che vengono da lontano, che portano la loro esperienza, a volte culture diverse, a volte religioni diverse, e quindi cambia il panorama da questo punto di vista. E poi in generale comunque anche nelle comunità che sono tradizionalmente comunità valdesi è cambiato molto il panorama, se si pensa soltanto a come sono cambiate le famiglie, come è cambiato il modo di vivere, ecco, quindi cambiamenti sicuramente molti da questo punto di vista. Forse sono proprio cambiate anche, potremmo dire, le comunità stesse, cioè il concetto stesso di comunità, insomma, da 50 anni a questa parte si è modificato, immagino, molto. Comunità che si spostano molto di più, comunità forse che certo si riducono come membri che partecipano, ma in certi casi neanche poi tanto. Insomma, anche il concetto stesso proprio di comunità mi sembra che sia stato oggetto di riflessione. Sì, sicuramente è un concetto molto, molto interessante e molto vario, cioè comunità non è una sola cosa. Magari, ecco, sì, una volta si pensava che comunità fosse quel gruppo sociale che viveva nello stesso posto e aveva le sue tradizioni ed era sempre quello. Adesso si nota che ci sono molti tipi di comunità, alcune di questi sono comunità in qualche modo di intenti, comunità culturali, comunità intellettuali, che possono essere invece sparse su un territorio molto vasto. Quindi ecco, sì, sicuramente definizioni diverse di comunità. Ecco, il numero, quindi mi sembra di capire, un numero ovviamente monografico e dedicato a questo tema. Vuoi ricordarci, elencarci insomma quali sono un po' gli articoli presenti? Sì.
Abbiamo prima un articolo scritto da Paola Schellenbaum che guarda alle trasformazioni sociali nelle valli, appunto nel periodo dal 1973 a oggi sostanzialmente. E questo, diciamo, va letto secondo noi utilmente in coppia con il secondo articolo scritto da Alessia Passerelli, che guarda anche qui parte, diciamo, dal dato sociale, dal dato vissuto, per guardare un po' di più all'aspetto culturale, multireligioso. Quindi in qualche modo tutte e due partono dall'aspetto sociale, però poi vanno a vedere cose diverse. Quello di Paola si concentra soprattutto sulla riflessione interna alle chiese, quindi anche documenti prodotti dal sinodo, dalle assemblee, su come cambia la famiglia, attenzione nei confronti delle nuove famiglie, nuove forme di sessualità, e quello di invece Alessia più all'aspetto multiculturale, multireligioso. E poi abbiamo due articoli che guardano, che cercano di guardare un po' alla gestione del nostro patrimonio culturale, museale, ma culturale in senso ampio. C'è un articolo scritto a quattro mani da Ilaria Testa, che tra l'altro è la nostra direttrice responsabile della rivista, e Sara Rivoira, quindi diciamo da parte dell'ufficio beni culturali, su come è cambiata la gestione del patrimonio culturale. Ovviamente un grande tema, ma diciamo ripercorrendo alcune tappe fondamentali degli ultimi 50 anni che ci fanno proprio vedere come si guarda in modo diverso al passato, come si gestisce in modo diverso quello che il passato ci ha lasciato. E poi, se vogliamo, un caso concreto, un articolo scritto anche questo a quattro mani da Marco Frattini e Samuele Tourne Boncoeur, entrambi in passato redattori della rivista, che ci parlano di una nuova mostra che hanno ideato e curato loro, quindi ci danno proprio un'anteprima. E questa mostra, ecco, quello che ci interessa è soprattutto come questa sia una mostra diversa dalle mostre che si facevano 50 anni fa, perché non mira solo a presentare il passato, questo è quello che è successo in passato, questi sono dei resti del passato, ma cerca proprio di far capire al visitatore come si è guardato in modo diverso al passato, come il passato è stato costruito e come si sono cercate cose diverse nel passato, nel tempo. Certo. E quindi ci pareva un bel esempio concreto di questo modo diverso di guardare al proprio passato e al proprio patrimonio culturale e museale. Quindi, insomma, le valli negli ultimi 50 anni sotto diverse sfaccettature, partendo da diversi punti di vista, con diversi focus. So che c'è peraltro un appuntamento a breve, venerdì sera sarai presente a Pomaretto, proprio tu, Nicole, presenterai in una serata organizzata dall'Associazione Amici della Scuola Latina di Pomaretto la rivista, e poi, insomma, si potrà tranquillamente sfogliare e trovare in occasione appunto del 17 febbraio. Sì, ci sarà la presentazione in contemporanea di questo numero della Beidana e anche dell'opuscolo del 17 febbraio, che ho anche scritto io, quindi facciamo assieme. Ecco. Fai bingo, ecco, fai la doppia coppia. Quindi, insomma, per chi volesse incontrare Nicole e chiacchierare con lei, insomma, e con tutta la redazione che sarà presente anche di questo numero e della Beidana, numero 109 della rivista di cultura e storia delle Valli Valdesi, la Beidana, la troverà questo venerdì 9 febbraio a Pomaretto, e in questo incontro della Scuola Latina, e poi, insomma, la Beidana invece la troverete in distribuzione in questi giorni, ecco, esce proprio adesso in distribuzione, la potrete sfogliare e leggere con tutta calma. Io ti ringrazio, Nicole, per essere stata con noi, abbiamo fatto un'anteprima dell'anteprima con questa presentazione video. Buon lavoro a te, ovviamente, a tutta la redazione della Beidana, e alla prossima, ecco. Grazie Daniela, alla prossima, e grazie a tutti.